Voilà, salve, questa è la chitarrina che uso, questa è letteralmente una chitarrina, non è un ukulele. Da non confondere con questa, che costa 15 volte di più, 16 volte di più di quanto l'ho comprata questa usata. Il bello di questa chitarra, che funziona, anche se ho cambiato questo e questi. Se cambiassi anche questi, sarebbe un'ottima chitarra da portarsi in giro o da viaggio. Ma io lo uso come chitarra per esercitarmi la notte. Il fatto che sia meno risonante di questa è pure una cosa positiva. Per suonare. Quindi mi esercito sentendo le introduzioni delle canzoni greche, cercando di trovare le note a orecchio finché le dita non ci vanno senza pensarci. E poi una volta che l'ho imparata, anche se l'ho imparata su una chitarra piccola, riesco a trasportarlo su una chitarra più grande. Oppure posso attaccarlo a un amplificatore, sentirlo in cuffia e c'è un gran suono in cuffia. Ci avevo speso, c'era pure la custodia, una sessantina di euro, compreso il cambio di ponte. Lo strumento è figo, imita ovviamente a tre posizioni, si possono trovare quelle intermedie come facevano prima degli anni 70, mettendo questo fra uno e l'altro. Ovviamente il suono dei pick-up è abbastanza sgradevole, però cambiando, non so, cambiando, potrebbe essere è intonata come una chitarra, non è intonata più acuta, quindi le corde sono 0-11. Ha un che di proprio questo bianco che è diventato panna, non credo che era. Ha molto de è molto retro, ragazzi, molto retro. Quindi questa uso per esercitarmi. Dovrei fare una anche tenore, intonare tipo chitarra tenore, perché non ho nessuna chitarra tenore elettrica, quindi dovrei prendere una ad scalatura corta tipo Mustang dell'Harlin Benton e mettere le prime quattro corde in mezzo, da poterla suonare tipo chitarra tenore. Per quanto riguarda i cazzoni, perché guardate, parlate di cazzoni, spuntano come funghi. Io sono convinto che questa persona è così testa di cazzo e coglione che mette non mi piace non avendo sentito i miei video, perché sennò si sarebbe benissimo accorto che a furia può benissimo mandare, ma se io ti ho bloccato, tu mi mandare 85 messaggi, non li leggerò mai. E quindi io non so quale processo di malattia mentale hanno talune persone per cui si incaponiscono a mandare messaggi, che poi io non ho neanche controllo. Vado a vedere nuovi messaggi, non mi compare niente. Quindi non perdo neanche tempo a vedere chi mi ha mandato i messaggi, se sono questi messaggi. Non apro neanche per vedere un messaggio che non c'è. D'altronde, io sono un poveraccio, disagiato, strano. E altri no, no, altri sono perfetti. Tanto perfetti che non riescono a capire neanche il concetto io bloccare te, io non vedere commenti tuoi. Vabbè, e questo è quindi posso pure ipotizzare chi sia una di queste persone che ho bloccato. Io la mia idea ce l'ho, però voglio dire, lui si riconoscerà. Non credo, perché non li guarda neanche. Vede il titolo e perché non credo che così coglione che ha visto, ha sentito che non li vedo e continua a mandarli, perché a fin fondo ci perdi tempo? A che pro? Sei così frustrato e deficiente che non hai un cazzo di niente da fare nella vita che mandare messaggi a persone che non li vedranno? Ecco,
questo è, metti non mi piace, io l'ho bloccato, non mi piace la maggior parte, anche se io mediamente ho più mi piace che non mi piace. Ah sì, aspettate, vi ripeto, Bucci ha detto che io ho 10 account. Come no, se l'ha detto il Bucci, sarà vero. No, e io lo so, io mi glorio, mi glorio, e ripeto, ripeto quello che mi hanno detto. Perché a me, io me ne faccio una medaglia. Ragazzi, io me ne faccio una medaglia. Comunque, qualcuno si sta cagando sotto, forse, nella malaugurata ipotesi che io possa avere qualcuno che mi segue. Sì, ragazzi, ci sarà qualcuno che segue quello che dico io. La gente forse è stufa di sentirsi portare da quel posto, essere indirizzata sempre. Capito? È chiaro, no? È indirizzata. Io non indirizzo nessuno. Ragazzi, io non indirizzo nessuno. Arrivederci.